Se vuoi conoscere i punti di forza di un laser CO2 rispetto ad un classico diodo e sapere come sfruttarli per creare una piccola attività artigianale in aggiunta o perché no anche in sostituzione rispetto al tuo lavoro principale, allora sei capitato proprio sul video giusto. Infatti da oggi inizia una serie di video che raccoglierò all'interno di una playlist in cui vi parlerò di queste macchine, ma in particolare di questa macchina, cioè una Watson 6040 distribuita dalla Wirmer. Quindi ti invito ad iscriverti al canale e a spuntare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti che saranno davvero super interessanti. Ma iniziamo dall'inizio. Un giorno mi arriva a casa un bel pacco sorpresa. Le dimensioni dell'involucro esterno sono abbastanza mastodontiche. Siamo a circa 110x160x80 cm di altezza. Il peso totale dichiarato è di ben 145 kg. Questo sicuramente va tenuto conto quando dovete portarlo all'interno dei vostri laboratori, perché ci vogliono almeno 3-4 persone e anche belle robuste. Liberiamo quindi il laser ed i suoi accessori dalla struttura in legno di protezione, stando attenti a non danneggiare il contenuto. All'interno ho trovato la macchina vera e propria ed il chiller, che vi spiego più tardi cos'è. Tutto risulta ben bloccato al suo interno. Nello specifico parliamo di un piano di lavoro 40x60 cm ed una potenza di 90 watt. Le dimensioni effettive della macchina impongono la costruzione di un supporto su misura. Il materiale necessario è tutto qua, ovvero 3 travi lamellari, sezione 9,9 e lunghezza 3 metri, 4 ruote pivottanti di cui 2 con il freno, pannello MDF sezionato, spessore 19 mm. Questa è l'idea del carrello molto semplice. Qui ho stilizzato la macchina, l'ingombro effettivo. Questi che vedete qui, piccolini, sono i piedini, quindi la macchina scarica su 4 punti. Queste travi sarebbero anche sovradimensionate, basterebbe anche molto meno, però queste ho trovato come sezione di legno lamellare 9,9, quindi queste faccio con queste. Dicevo, il piedino scarica in asse su questa trave che a sua volta appunto porta giù il carico attraverso questo piccolo montante che, se non erro, è di soli 48 cm, proprio per il discorso che facevo prima, cioè di avere dalla quota pavimento al piano di lavoro, che è circa, qui si trova a 25 cm, al di sopra della quota inferiore della macchina, appunto il piano di lavoro deve essere circa 90 cm. Il punto più alto poi è di circa 115-120. Ok, quindi è un carrello molto semplice, sarà assemblato solo con viti e tasselli. Questo è tutto il materiale sezionato. E qui vediamo in breve le principali fasi dell'assemblaggio della struttura, nonché del montaggio dei piedini e del piano superiore su cui andrà ad appoggiarsi il laser. Terminata la costruzione va eseguito il trasbordo e mi accorgo solo ora che le immagini di mia moglie in ciabatte che tira su un bel centinaio di chili di macchina non si possono davvero vedere. Tuttavia non la posso certo cazziare, valla a trovare un'altra moglie che ti aiuta in lab. Una macchina laser converte l'energia elettrica in emissione laser grazie ad un tubo di vetro sigillato con all'interno della CO2. Il fascio laser viene poi indirizzato in un preciso punto attraverso un sistema di specchi. Può essere necessario correggere la direzione del fascio attraverso un processo iterativo di calibrazione degli specchi, qualora il fascio stesso non fosse correttamente centrato all'interno del suo mirino. Calibrazione che si ottiene andando ad agire su apposite viti di regolazione. Scusate il sottofondo, ma è la ventola di aspirazione dei fumi. Comunque io sono dovuto intervenire solo sul penultimo e l'ultimo specchietto, cioè quello che mi porta il fascio in verticale verso il basso, verso il punto in cui va a lavorare la testina. Per farlo si usa del nastro come questo, si fa un doppio strato, lo si mette sul mirino, si chiude la macchina e poi si pulsa, ovvero si lancia una piccola emissione a bassa energia. C'è un piccolo segnetto che deve essere centrato nel mirino. Se così non fosse, bisogna agire sulle viti di regolazione, ma questo sarà oggetto di un prossimo video. Per aumentare l'efficienza del laser, la temperatura del tubo dovrebbe essere mantenuta costante intorno ai 20-25 gradi. Questo è possibile grazie ad un chiller, ovvero ad un sistema di raffrescamento per effetto di un liquido, nello specifico, in questo caso, acqua distillata. Va benissimo quella che viene usata per i ferri da stiro, la trovate a 99 centesimi 5 litri al super, che permette anche di far circolare il liquido nel tubo grazie ad una pompa integrata.
Un buon chiller come questo infatti vi evita di dover armeggiare con pompe stile acquario dei pesci e sacchi vari, ma soprattutto ha il gran vantaggio di evitare fenomeni di surriscaldamento che riducono la vita utile e soprattutto fanno decadere le prestazioni del vostro laser. Questo modello ha una capacità di circa 7 litri. Terminato il riempimento non dovete far altro che collegare i tubi in silicone che vengono forniti in dotazione. Ce ne sono 3. In e out del chiller vanno collegati a poli invertiti chiaramente con in e out del laser. Il terzo tubo invece serve per collegare il compressore che evita bruciature e aloni sulla superficie. Il video si conclude qui anche perché ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati separatamente e che meritano la giusta attenzione, proprio per capire a fondo come funzionano queste macchine. Sto cercando veramente ogni componente di questa macchina, quindi la macchina in sé, il chiller, il compressore, il funzionamento del software. Voglio affrontare singolarmente questi temi per dare a voi un contenuto che sia veramente di qualità. Vi anticipo però che ho già fatto dei test, ho già fatto delle prove ed ho ottenuto dei risultati che sono davvero molto soddisfacenti sia in termini di velocità che di precisione. Quindi vi do magari qualche anticipazione, vi lascio dei b-roll. Noi comunque ci vediamo presto, credo già settimana prossima, con il primo approfondimento e con i primi test. Vi dico un'ultima cosa, è davvero una macchina velocissima. Stiamo tagliando 4 mm di multistrato piocco. Soprattutto se paragonate a quelle di Yodo, veramente si va ad una velocità assurda. Se avete delle idee in testa potete effettuare dei test, delle prove quasi in tempo reale per vedere se appunto le vostre idee sono corrette. Ne vedremo delle belle. Per il momento vi saluto e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto, ciao ragazzi!